la carcassa di un'auto gialla giace impilata con altre nel deposito all'aperto di uno sfasciacarrozze. Rimpiange il tempo in cui girava per le strade, il rumore dei veicoli, le luci dei semafori, l'odore acre della benzina bruciata. Odia quel luogo e sogna di poter tornare a correre come un tempo. Un giorno, una gru meccanica afferra con le sue ganasce la carcassa più alta, facendo cadere tutta la fila. L'auto gialla ora si trova a terra, circondata da tanti rottami, pezzi di carrozzerie, ruote, vetri. La voglia di scappare da lì prende forza. Improvvisamente, un'auto gru la carica con altri rottami e la trasporta lontano, in un salone luminoso, con tante vetrine sulla strada. Un decoratore le aggiusta il cofano, il parabrezza, e la dipinge con fiori e foglie primaverili. Ora l'auto gialla è ammirata da tutti come un'opera d'arte contemporanea, ma la voglia di circolare liberamente per le strade aumenta. L'esposizione finisce presto e l'auto gialla viene trascinata in un magazzino scuro. Nel magazzino tanti bambini vengono a giocare con lei. Aggiungono dei sedili e un volante e al rumore del motore ci pensano loro con la voce brum brum. Ora si diverte un po' anche lei insieme ai bambini a fingere di funzionare, ma quanto vorrebbe marciare davvero su strade soleggiate. Dopo un po' l'auto gialla viene rimorchiata via e collocata nello scantinato di un ospedale. Viene montata su un piano mobile e vengono sistemati i suoi vetri, le portiere e il freno a mano. Infermieri in divisa arancione si esercitano a estrarre i feriti dal rottame e a soccorrerli. È fiera di essere un simulatore di soccorso, utile agli altri, ma la voglia di accelerare e frenare su una strada tutta curve è sempre più forte. Un giorno, un'autogru la afferra e la trasporta nel prato di un ristorante. Diverrà un'attrazione del parco giochi, per cui le aggiungono le ruote e il clacson. Ora i bambini che vengono al ristorante la circondano, le saltano sopra, entrano dentro, girano il volante, suonano il clacson e ridono contenti. L'auto gialla si diverte, le piace essere al centro dell'attenzione, ma le piacerebbe di più essere in strada e correre libera. Passata la stagione, il ristorante chiude e un camioncino la traina in un magazzino scuro. Qui un ragazzotto in tuta le smonta il motore, lo pulisce, lo rimonta e cerca di farlo funzionare. Ci mette anche un po' di benzina per vedere se parte. Ci aggiunge la marmitta, l'acceleratore e i freni. Il ragazzotto vuole usarla per le corse in discesa con gli amici, tutti su carcasse senza targa, rimesse a posto in qualche modo. L'auto gialla si sente quasi rinata ed è quasi felice. Ma le corse vengono bloccate dalla polizia e l'auto gialla viene afferrata con un gancio e trascinata via in una scuola guida. Qui l'istruttore sistema il circuito elettrico, mette una batteria nuova, uno spinterogeno e mostra agli allievi come funzionano il motore, le luci, lo sterzo con le ruote, gli ingranaggi del cambio. L'auto gialla è osservata con attenzione e curiosità da tanta gente. Si sente al centro del mondo, ma il desiderio di girare per le strade cittadine non riesce a reprimerlo. Dopo un po', la scuola guida cambia metodo, adotta simulatori elettronici ed elimina quanto ha di vecchio. L'auto gialla viene dichiarata fuori uso, messa in un cortile in attesa di tornare allo sfasciacarrozze. È tristissima perché il sogno di circolare libera per le strade si sta spegnendo. I bambini del vicinato le corrono intorno, le salgono sopra, la sporcano, scrivono e disegnano sulla carrozzeria sempre più ammaccata. Ora è proprio depressa perché non è più buona a niente. La vede però un restauratore di auto. Non è molto vecchia, non è di particolare pregio, ma può ancora valer la pena di sistemarla. La trasporta in un'officina
ove viene ripassata tutta, la carrozzeria lucidata, la parte meccanica sistemata. Con una targa di prova, ma anche qualche giro nel quartiere. L'auto gialla si sente come un'anziana imbellettata e un po' di speranza rinasce. Un vecchietto, fresco di patente, la vista in giro e se ne innamora. La compra, la immatricola di nuovo e, con la nuova targa, se la porta in giro la domenica per stradine secondarie. Fa un po' di pratica e a lui non serve di più. L'auto gialla è proprio felice. Non sono corse a perdifiato per l'autostrada, né rombanti salite sulle curve della montagna, ma è sempre muoversi, con il vento sulla carrozzeria, l'ombra degli alberi che gioca col sole abbagliante, gli uccellini che le volano dietro e i bambini che la inseguono e quasi la raggiungono, tanto lei va piano. Lo sfasciacarrozze, però, è dimenticato. Davvero non desidera di più.